Monteruga è un paese abbandonato del Salento, terra di vento e di miraggi. Angelo, il suo giovane custode, se n'è andato a vivere lì da un paio di mesi alla ricerca di solitudine, pace e un impiego sicuro. Tutto sembra essersi sistemato in qualche modo nella sua vita disastrata da un incidente sul lavoro, quando nell'afa di quell'agosto del 1993 comincia ad avere visioni in carne ed ossa che di notte tornano a popolare il borgo spettrale, mentre lo scirocco gli toglie la ragione e il respiro. Prende il nome proprio dal paese abbandonato nel cuore del Salento il primo libro della giornalista e scrittrice Anna Puricella. Un Salento che diventa protagonista delle oltre 170 pagine, un Salento senza mare con tutto il suo ardente carico d'amore, di passione e di sangue. È un romanzo, appunto, ma il vero protagonista qui è il paese abbandonato e anche uno stranissimo Salento, perché è un Salento senza mare dove fa caldissimo e dove il protagonista è un ragazzo che ha 25 anni e fa il custode di questo paese abbandonato. Vive da solo, o forse no, perché in un'estate caldissima gli succede veramente di tutto. Mi ha ispirato sicuramente il posto, perché è un posto fantastico, mitologico, fa molta paura, è un borgo fantasma, puoi trovarci davvero chiunque, qualunque cosa, e negli anni sono successe tante cose lì, e mi ha affascinato anche la sua storia bellissima, che però ho voluto far diventare un romanzo attuale, contemporaneo, non di un Salento passato. Firmato giusto.